E noi per l'ultima puntata dell'estate in diretta, ovviamente dopo avremo tutti i nostri approfondimenti anche di cronaca, anche le storie più dure e serie, ma per l'ultimo appuntamento volevamo un po' cantare e dedicare ovviamente questa musica soprattutto a Roberta, perché di che musica parliamo? Parliamo di musica napoletana, di canzoni napoletane amate da tutti in tutto il mondo, ma chissà perché, forse perché Napulè? Napolè nu sola mare, Napolè adori mare, Napolè na carta sporca e nessuna sa ne porta e ognuna aspetta sciorta. E allora per parlare e per suonare insieme a noi la musica napoletana, ovviamente Marcello Cirillo che è stato con noi tutta l'estate. Ciao, grazie Marcello, in compagnia di Memory Migi. Il classico, grazie. Classico napoletano. Cantante napoletano, tipico. Meno napoletano, bisogna dire, Enzo De Carlo. Trovato Enzo. Meno napoletano di Memo, sicuramente. Scherziamo ovviamente. E grazie a Lorenza Sebastiani, anche lei è stata in nostra compagnia per gran parte. Napoletana anche io, ma anche tu, anche tu. Ma la musica napoletana è universale. Ma sì, infatti. Conosce confini. Collegata da Capri, Marisa Laurito, ben trovata, grazie per essere con noi. Salve, salve a tutti, salve. Allora, Marisa, bella musica, parlate di musica napoletana. A me che ho il teatro della canzone napoletana a Napoli, il Teatro Trianon. Allora, Roberta. Ma perché secondo te tutto il mondo ascolta le canzoni napoletane? Beh, perché intanto perché noi abbiamo delle melodie eterne, delle melodie che parlano al cuore sia musicalmente che come versi. Abbiamo avuto grandissimi autori e non solo abbiamo avuto grandissimi autori, ma anche i giovani, quelli che sono venuti dopo. Avete mandato un pezzo straordinario di Pino Daniele, quindi chi più di Pino Daniele può rappresentare anche oggi la musica napoletana? Ma ce ne sono mille altri, proprio di giovanissimi che sono venuti da me in teatro a fare i loro concerti, come Tommaso Primo, insomma ce ne sono veramente tanti, Fiorenza Calogero, insomma cantanti, certo, giovani. Però perché questa musica è eterna, perché sono melodie che raccontano sentimenti universali e raccontati con parole veramente poetiche, straordinarie. Per esempio mi viene in mente una canzone di Russo che dice: a luna già se mi sovela perché più bella res voi parit. Tu capisci, un uomo che dice alla propria donna: la luna si è messa il velo perché tu sembri più bella di lei. Ma allora questi versi ovviamente non li scrive più nessuno, Marisa, e sono meravigliosi, accompagnati da musiche straordinarie. Roberta aveva promesso di non piangere per l'ultima puntata, ma secondo me cede, sicuramente, soprattutto, no, ma sì, vedrai quando suoneranno al piano Marcello e Memo, vedrai, ci fermiamo solo per qualche istante, a tra poco. Non voglio piangere. Va bene, va bene. Allora, parliamo di musica napoletana. Enzo, vorrei citare testualmente. Tu hai detto, senza mancare di rispetto a chi è sceso sulla terra 2000 anni fa, esiste un prima e un dopo Pino, riferendoti ovviamente bello a Pino Daniele. Perché il passaggio terreno di certamente per altre cose che stanno memorabili anche nel campo della musica, è proprio uno spartiacque anche proprio di pensiero tra quello che c'era prima e quello scusate, che... Scusate, c'è un problema, microfono. Eccolo qua. Allora, eccoci, dicevi. Qua. Dicevo, a PDP è passato. Sì. Sì. Quindi voglio dire l'importanza, lo spartiacque che è stato Pino, non tanto e non solo come musicista, ma anche come poeta. Pino ha avuto la fregatura di trovare se stesso come immenso musicista e quindi in qualche modo ha offuscato la sua genialità anche di poeta, perché per sdoganare Na tazzulella e caffè, che è uno dei canti di rivoluzione sociale
più forti che siano mai scritti, lui si è inventato la canzoncella, si è inventato un motivetto orecchiabile, e però se si legge il testo da Tazzulelle Caffè senza gli accordi è un canto di rivolta sociale. Il passaggio di Pino proprio uno spartiacque tra, certo, quello che veniva prima e quello che veniva dopo. La musica e la canzone napoletana, dicevate prima, è una frequenza, è proprio un modo di sentire, perché è una Treccani dei sentimenti. E visto che sono le 4:11 minuti, ci serve la tazza e caffè e ci serve anche cominciare a sentire, no, la musica. Tra poco Memo e Marcello si alterneranno al piano. Marisa, Laurito, guarda cosa ti facciamo rivedere e risentire. Un omaggio, eccomi, un omaggio per te. Guarda, eh. Bene. Ti capiamo, ti voltiamo con noi al Teatro Sistina. Guarda, devo dire, io ho grandissima simpatia per i napoletani. Sì. La vostra verve, la vostra simpatia, la vostra forza, sì, veramente mi affascinano. Che meraviglia, che coppia. Grazie, grazie, veramente grazie. E allora, lo sentite? Inizia Marcello e tra poco Memo Remigi. Inizia con una canzone dedicata a Roberta Capua. Guarda un po'. La regina dell'estate, Roberta Capua. E si fatta una veste scullata, un cappello che nastro e che rosa, si va mezzo a 3-4 sciandose, e parlavo francese, e così fu la triera che t'ho incontrata, fu la triera tuleta, gnorsì. T'ha voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non chiamammi più mai e vado tu distrattamente vieni a me, ma non chiamammi più mai e vado tu distrattamente chiama me. Grazie. Memo, ma il tuo turno. Vi chiederete, grazie, cosa c'entra un milanese con la canzone di Napoli? C'è una ragione che vi andrò a spiegare. Ma io credo, allora, che ci sia io un nella po' mia di Napoli gavetta, in ognuno di noi. Vedi, ecco, pronto? Senti, Lorenzo, nella mia gavetta di musicista, diciamo 20 anni di nightclub, sì, nel mio repertorio c'erano le classiche canzoni napoletane, per cui le conosco tutte. Io oggi ho scelto per fare un piccolo omaggio a due grandi del night e delle canzoni napoletane. Ho scelto, per esempio, questa, Peppino Di Capri, che faceva: si mi suona il tuo suono che fai, non è peccato, e se il suono non va se me dai, non è peccato. Tu mi guardi con l'occhio e passione, io te guardo e mi tremo le mani, e si chiesto per te non è un bene, me sai dicere un bene che te. Si sta bocca desidera vase, non è peccato, ma vestimmo le vita stu suono che freva ce dà, e tu abbracciami più forte, astringimi, perché amore che sento per te peccato. E dobbiamo dimenticare Fre Buongusto, giammai. Frida, t'ha voluto bene, ma dopo tanto bene te si scordate me. Frida, bastava una parola
e da sta bocca toia per me fa sospirare. Bravo, bravo, bravo. Senti, grazie. Lorenza, tu sei romagnola. Sì. Però la canzone napoletana, prima stavi accennando, insomma, è un patrimonio universale. Sì. Tra l'altro i romagnoli con i napoletani vanno molto d'accordo. Siamo veramente simili ai napoletani. Io credo che la canzone napoletana racconti forse più di ogni melodia locale, diciamo, di ogni tradizione, quella che è la passione, l'amore, la nostra, i nostri desideri, la nostra natura, la nostra anima. Cioè, la canzone napoletana è famosa in tutto il mondo perché ci sa raccontare quello che abbiamo vissuto, le nostre fragilità. Poi non dimentichiamo che è un territorio a tratti difficile, quindi si parla di sofferenza, di difficoltà, e questo accomuna un po' quello che tutti noi proviamo, che ogni popolo prova. E non è comunque scontato che anche questi giovani rapper di oggi siano così attivi nel raccontare la terra dei fuochi, come ha fatto Rocco Hunt, come ha fatto Clementino. Quindi c'è anche un'occasione di riscatto sociale. Forse ci arriviamo, sociale. Forse arriveremo anche a lì. Nella nostra storia della musica napoletana, peraltro prima diceva Enzo De Caro APDP, dopo appunto Pino Daniele, c'è uno degli artisti che i colleghi chiamano il guru per la sua tecnica e la passione. Chi è? Linda Celani. Tullio. Trionfo della musica partenopea in Liguria, Chiavari in jazz. Incontriamo Tullio De Piscopo, maestro delle percussioni, al soundcheck del suo concerto, Sold Out, come gli altri di questa splendida stagione. Sei nato a Porta Capuana, nel cuore di Napoli. È stata quella un po' la tua scuola? Porta Capuana, ubrori purp. Io camminavo per le strade di Porta Capone sempre con le bacchette qui dietro ai pantaloni e davo fastidio a tutti e reppeggiavo tutto quello che i miei occhi vedevano. Quindi grazie anche alle mie origini ho potuto trovare una personalità attraverso il mio strumento, ma anche attraverso quello che è l'armonia, la melodia della scala melodica napoletana. Strumento in qualche modo ti ha salvato la vita, Tullio? Lo strumento come corpo, ma la musica è vita. Buonasera a tutti, anche a nome di Tullio De Piscopo. Nel 77 ricevi la chiamata di un ragazzo con la faccia da indiano e insieme avete cambiato la storia della musica italiana. Il nostro fratello in blues, Pino Daniele, mi manca tanto, devo dire, e tutte le volte mi emoziono a parlare di lui perché avevamo creato qualcosa di magico e entravamo in scena da soli, in due, e creavamo un'atmosfera incredibile. Non c'era neanche, a volte non c'era bisogno di provare, ma lui me lo diceva, cioè se vieni tu non proviamo. Cioè, la cosa bella era che inventavamo le cose che poi tutti voi conoscete, i groove, le melodie, le ritmiche. E Pino preparava un caffè, finito il caffè, una sigaretta a coppa. Poi entravamo in studio, lui si sedeva, vai, e allora suona, voleva sentire una conversazione, ma non dovevo parlare, dovevo rispondere con la batteria, dovevo suonare la batteria, dovevo fare una conversazione. E attraverso le mie conversazioni ritmiche, sonore sui tamburi, io riuscivo a capire il mio stato d'animo. Stavo bene, non stavo bene, ero felice, ero triste, volevo andare a casa. Oh, Gabriele, schiarisci un po' a Kiss. Primavera, 1983-84, primo rap italiano. E allora, leva da una stanotte a giro un mutuo senza male, ma... Questa è la genialità di Pino Daniele. Io avevo dato il mio sound, il mio groove, il mio ritmo e lui ha inventato questa melodia e queste parole incredibili in dialetto stretto napoletano. Primo re. Primavera.
Enzo, grandissimo, grandissimo Tullio De Piscopo. Marisa Laurito, peraltro a Capri, proprio in questi giorni, 10-20 settembre, il Festival Internazionale, una kermesse di teatro, musica e arti visive, anche un concerto acustico nella Grotta Azzurra. Con te ci dovrebbe essere anche Geppi Gliese, il direttore artistico del Festival. Marisa. Sì, Geppi è il direttore artistico di questo festival bellissimo che si chiama Il Canto delle Sirene. L'11 settembre io e Stefania Sandrelli, straordinaria, facciamo un reading con Il Resto di Niente di Striano, un testo meraviglioso, veramente fantastico, e con grandi protagonisti accompagnati al pianoforte da Sandro De Palma. Ma poi ci sono una marea di cose meravigliose. C'è la reunion naturalmente della Compagnia di Canto Popolare, un omaggio a Carlo D'Angiò e Riccardo Sfogli, e ci sarà naturalmente Eugenio Bennato, Maurello Trampetti. È bellissimo, sarà rivedere la nuova Compagnia di Canto Popolare e tutti quanti di nuovo insieme. E poi c'è questo concerto bellissimo nella Grotta Azzurra, fatto da Mario Maglione e da Fiorenza Calogero, una cosa unica. Bello. Che entrano le barchette e si sentiranno queste voci meravigliose. E poi un altro spettacolo, Anime Pezzentelle, con Geppi Gliesis, Elisabetta Mirra e Agostino Pannone, e poi Il Malato programma. Immaginario di Emilio Solfrizzi. Un super belle, programma, insomma, voluto Capri. Fortemente dalla regione Campania, dal comune di Capri e di Procida, e naturalmente Napoli, che è la nostra città, sostiene tutto questo. Certo. Ma io proposito... sono felice di essere qui, intanto perché Capri... A proposito, Marisa, noi dobbiamo partire, dicevo, perché abbiamo deciso di cominciare anche quest'ultima puntata con la canzone napoletana, perché c'è anche un anniversario, giusto? Eh sì, ci sono 100 anni dalla nascita di Sergio Bruni. Infatti questa sera a Meta di Sorrento ci sarà una serata dedicata al grande caposcuola della musica napoletana. Edoardo lo definì la voce di Napoli. Questa serata sarà condotta da Metis Di Meo, e Antonella Sciocchetti ci racconta in questo servizio che cosa succederà. Succederà questa sera. Meta di Sorrento ospita questa sera un prestigioso evento, il premio Sergio Bruni, che quest'anno celebra il centenario della nascita del maestro di Villa Ricca. Partecipano artisti che come Bruni sono grandi promotori dello sconfinato patrimonio culturale partenopeo. E noi andiamo ad incontrarli sul palco allestito nel porticciolo di Meta, dove gli artisti stanno eseguendo con la band diretta dal maestro Francesco Comunale il brano più famoso di Sergio Bruni, Carmela. Stuvi canirano Varnesha mai. Meta è un posto straordinario dove noi venivamo da ragazzine e lui veniva nei weekend, e lo sentivo sempre cantare in casa. Il patrimonio che ha lasciato Sergio Bruni è immenso. Non solo un grande compositore con delle hit, delle canzoni importantissime, ma soprattutto un grande compositore di orchestra che ha saputo nobilitare il dialetto napoletano e la tradizione, cantando in una maniera popolare ma molto elegante. Io ero piccolo e nei vicoli di Napoli si ascoltava la voce di Napoli, che era Sergio Bruni. Era la sintesi di tutto quello che è stata la vecchia Napoli degli anni 40, i grandi cantanti con la voce immensa, piena di passione. Lui ha sintetizzato tutto, con un filo di voce riusciva ad arrivare dove si deve arrivare, al cuore. Hanno arrestato all'angolo le furie. Ogni cantante che affronta questo repertorio si ispira a Sergio Bruni. Stuvi canire non farnesce mai. Eppure solo passa e se ne fuia, ma tu stai maturosa, prete stella, Carmela, Carmela. E allora è tornato al piano Memo Remigi. Memo. Beh, allora io ho avuto modo anche di scrivere delle canzoni in lingua napoletana, non come paroliere, ma come musicista. E una di queste poi è stata incisa da Nunzio Gallo, da tanti cantanti napoletani. Ma questa mi sta particolarmente a cuore perché ha un testo di Nisa,
famoso paroliere napoletano, che è bellissimo, si chiama Stu poco e bene. Siente come soffrete stimmane, tiene le no minuto man a te. Io me ne sto morendo, amore mio, me ne sto morendo, braccia a te, braccia a te. Aiutami a salvare stu poco e bene, stu poco e bene tutta vita mia. Tu che mi hai fatto fare 100 peccati, tu che mi hai fatto chiagnere per te, tu che mi metti in croce, dolce dolce, una volta almeno aiutami a soffrire. Bravo! Vai Marcello! Grazie. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere all'amore, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rocker loro, tu giochi a baseball, ma è sordo vecchia mella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, siente a me non c'è sta niente a fa. Ok, napulita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Whisky and soda e rock and roll, whisky and soda e rock and roll, whisky and soda e rock and roll. Perché la musica napoletana era anche questo, no? Il grande Renato Carosone. E un altro fenomeno della musica napoletana, Lorenza, la sceneggiata, è Mario Merola, a cui tu hai dedicato un articolo recentemente. Sì, io trovo che lui sia proprio il padre della sceneggiata, ma non solo della musica. Lui è amatissimo dai napoletani per il significato che la sceneggiata aveva. Cioè, perché la sceneggiata che cos'è? È raccontare attraverso la musica un vissuto, la storia della vita, bravo Memo. Certo. Cioè, la particolarità del vissuto, delle difficoltà, poi in particolare anche insomma quello che era il rapporto con l'onore, purtroppo anche gli ambienti difficili della criminalità, il rapporto con l'amore più ossessionato, ossessionante. Pensate che Mario Merola è stato addirittura ricevuto in Casa Bianca nel 77, insieme a Pavarotti. Cioè, ne ha fatta di strada, certo. La sceneggiata napoletana è arrivata ben in là, insomma, e ancora oggi è considerato un genere da rinnovare, da ritrovare, noi da sperimentare. Noi vogliamo arrivare anche ad altri due grandi artisti napoletani, non potevano mancare, Eugenio Bennato ed Enzo Avitabile. Li sentiamo, che cosa rappresenta per loro la musica napoletana. Fortissime. Cultura, musica, teatro e magia. Tutto questo è Benevento Città Spettacolo, che nella sua 42esima edizione regala l'emozione del ritorno al convivio. Nell'incantevole Teatro Romano di Benevento incontriamo Eugenio Bennato. La musica napoletana nella tua vita? Un percorso atipico, perché da Napoli sono partito per le campagne del sud. La musica napoletana, così come la musica pugliese, salentina, calabrese, hanno il vantaggio rispetto alla musica globale di rappresentare le nostre favole direttamente, i nostri dialetti, e quindi direi che è importante in un mondo globale che esista invece la musica di Napoli, la musica di tutte le città del mondo. Sono espresso, certamente non è d'oro. Il valore della musica napoletana nella tua vita? Cioè, noi siamo figli della musica afroamericana, poi dopo ci siamo distaccati perché abbiamo creato fortemente in un processo di disamericanizzazione del linguaggio, però nello stesso momento anche un processo di mondializzazione del suono napoletano. Quindi siamo fortemente napoletani, conserviamo fortemente le nostre radici, però ci sposiamo con tutte le conoscenze dei popoli della terra. Enzo De Caro è volata mezz'ora a parlare di musica napoletana, a suonare, ovviamente. Che cosa ci rimane alla fine di tutti questi artisti? Qual è? Spesso la televisione ha sempre fretta. Sì. Intanto volevo felicitarvi per aver scelto in quest'ultima puntata di dedicare spazio alla canzone napoletana, perché è un modo di essere. Sono 700 anni da quando Federico II la portò a corte, che la musica napoletana occupa i posti più alti
e quelli più bassi, è trasversale nella società. E in questo momento dove siamo tutti un po' confusi, in cerca di certezze, la musica napoletana, che come il virus, ma in senso positivo, si contagia di bellezza, di atmosfere, di speranza, una cosa c'ha, si autorigenera e soprattutto quello che ci serve in questo momento, non tenga paura. Oh, grazie Enzo, veramente. Grazie. Grazie per le tue parole, grazie. Grazie a Marcella e grazie a Memo per aver suonato, Lorenzo Sebastiani, Marisa Laurito, grazie per essere stata ciao, con noi, Marisa, grazie bella. Marisa. Sì, ragazzi. Grazie. No, grazie a voi, grazie. Grazie, avete nominato praticamente tutti i cantanti che saranno quest'anno nel mio cartellone. Ma avete parlato di Peppe Baga, perché Peppe Baga è un altro grande della musica napoletana. C'è mancato, è vero, Peppe Baga c'è mancato. Purtroppo siamo all'ultima puntata, però lo hai citato. Grazie Marisa Lorito. Un abbraccio. A presto ragazzi, un bacio. Ciao, ciao.